Era la Pasqua del 44, alla vigilia di Pasqua 44 che sono stato catturato ai piedi del Monte Tobio, no? Mi hanno catturato, mi hanno portato giù a voltaggio e dando giù a voltaggio era qua dal mercoledì che non mangiavo e ci ho detto con quei due tedeschi, anzi prima siamo andati in una casina che c'era il comandante dei tedeschi che faceva l'interrogatorio e c'era anche un interprete. Volevano sapere se ero partigiano, che ci ho detto che io sono venuto in queste zone qua perché ha messo il bando di presentarsi, no? E sono venuto qua che avevo dei colleghi che eravamo insieme a Aosta Militare, a vedere per poter partire, no? E mi hanno preso prigioniero, mi hanno tenuto lì un po' di giorni prigioniero che poi è venuto il rastrellamento. Poi andiamo lì e volevano sapere il nome del comandante. E io ho detto il nome del comandante, lo so, io sapevo che è Italo, l'altro Uilia e l'altro Merlo. Insomma, che tra lì questo e quell'altro non si sono capiti, quel tedesco lì ha cominciato a picchiarmi dei pugni nel viso, ero contro una pila di legna, no? Così sanguinavo davanti e dietro. Poi è finito, ha preso due tedeschi, uno era anziano e l'altro giovane, no? E mi accompagnava a voltaggio. Quando partiamo di lì da quella casina, c'era un giro da fare così, ho visto il Badile, Vanga o un Piccoli e sopra ho sentito parlare e luccicare, c'era due tedeschi con una mitraglia. Quando sono arrivato lì, allora ho detto, qui ci siamo, non ho più respirato, facevo i passi lunghi come di qua là e sui tedeschi mi erano lasciato andare un po' avanti, ho detto. È il modo che non stanno vicino perché qui arriva il colpo di grazia. E invece no, quando sono arrivato nella curva ho rallentato e loro sono corso, sono venuti. Andiamo giù, passiamo una casina a vedere se c'è qualcosa da mangiare. Dicevano, guardi, ci hanno portato via tutto, non ci abbiamo niente. E io ci ho detto a quel vecchietto, ci avete mica un pezzetto di pane? Dice, guardi, mia figlia ce l'ha un pezzetto di pane, però c'è un bambino che ha un anno, lo tiene per il bambino. Ha detto no, no, lasciatelo pure che lo mangia il bambino, può darsi che quando sarà grande che ci vendichi, no? E i tedeschi hanno bevuto il vino e poi hanno preso dove bevono i buoi, l'acqua dove bevono i buoi, me ne hanno preso un bicchiere e me l'hanno dato. Andiamo giù a 50 metri da quella casina. C'è la passerella, di qua dalla passerella c'è due tedeschi, si sono ritirati a lasciar passare il prigioniero e le due guardie, no? Dall'altra parte c'è due brigate nere e i tedeschi mi avevano dato questa sigaretta e poi caputo, non basta. E qui brigate nere mi dice butta via questa sigaretta e io tiravo e ci buttavo il fumo in faccia. E il vecchio tedesco mi prende e mi dice: cosa volere, brigante nere? Brigante nere volere buttare via sigaretta. Tu non buttare via sigaretta. Mi ha ritirato col moschetto, con la baionetta in canna, se non si ritirano, li infilava tutte e due. E andiamo su per quel sentiero dove c'è l'albergo vicino alla chiesa, no? È il comando. Di lì abbiamo sentito una raffica. Erano gli ultimi che ha ammassato. Lì a voltaggio, ne avevano ammassato il giorno prima 8, poi quel giorno lì altri, che fra i quali ce n'era uno di Serravalle insieme a quegli 8 lì. Arriviamo, entriamo dentro, mi fermano lì con una guardia e lui è andato giù nell'ufficio dove c'è il comando, è andato là, ci ha portato il foglio del mio interrogatorio. E cosa? Poi è venuto su, mi ha fatto segno di andare giù. Tanto che apre la porta, per andare giù è uscito fuori un vecchietto
da lì dentro vestito di blu, di nero, camicia bianca, crovatino, e ha tirato su una gamba, era un gobetto, ha tirato sul piede così, mi ha dato un piede nel sedere, sono andato giù di pancia nello studio del comandante. E lì mi sono saltati addosso due tedeschi, mi hanno preso la cinghia, le stringhe delle scarpe, il fazzoletto, il coltello, e l'hanno messo in una busta. Eccolo lì, poi ho commentato quello che ci ho raccontato a quelli che mi hanno preso tutti, ho raccontato sempre la stessa filiera, no? E sopra il tavolo c'aveva un pezzo di pane nero così, con margarina, con cosa l'altro. Ero già lì per dirci, se mi do un pezzo di pane, perché era del mercoledì che non mangiavo, ma di dietro c'era due tedeschi, ho detto, non me lo dà senz'altro, perché... Allora, finito, mi prendono, mi portano giù in prigione. La prima volta che io sapevo dove era voltaggio, la prima volta, ho dovuto andare giù con le mani in tasca, tenere sui pantaloni, perché senza cinque andavano giù. Arrivo in prigione, arrivo in fondo, dentro della camerata della prigione c'era una ventina, 25 di prigionieri, no? Fra i quali c'era due di Serravalle, il figlio del professor Guareschi e un altro della mia leva, da Funchio. Così mi dice, hai saputo niente? Ho detto io niente, dico, perché io ero nascosto così e così, poi mi sono sentito male, una cosa o l'altra. Dice, quelli di Serravalle li hanno fucilati tutti. E ci ho detto, se avessi saputo una cosa così, morivo in mezzo ai boschi, ma non ci davo la soddisfazione di spararmi incontro. Ed è lì, e viene la domenica, che è Pasqua, e viene giù, c'era un ufficiale tedesco, un pezzo d'uomo, e poi c'era una giunta militare dei carabinieri, era un affarino grosso così, no? Parlava calabrese, cosa parlava, perché non si capiva niente. Ha chiamato otto nomi. Allora io ci dico, fra i quali c'era Guareschi da Funchio, no? E il mio nome non c'era. E io ci ho detto, posso andare anch'io? Ah sì sì, che tanto la metraglia uno più uno meno lo stesso. Perché ho detto, se fucilano quei là ci sono anch'io, trovano quei là mi trovano anche a me, no? E invece ci hanno portato all'interrogatorio, tutto il giorno di Pasqua, sotto la pioggerella, col viso contro il muro, e ci chiamava uno, andava, e sopra i tedeschi fumavano, buttavano giù la cenere e le cicche addosso. Insomma, che è passata Pasqua così. Alla sera, ero l'ultimo a interrogarmi, siamo andati giù, portato in prigione. Portato in prigione, ci hanno portato una marmita con quei piatti di smalto tutti sgretolati, riso, patate, dolce. Io l'ho preso, l'ho assaggiato, io il dolce era, per me era un veleno, non riuscivo a mandarlo giù. Ho preso il piatto, l'ho buttato sopra la tavolata e gli altri hanno fatto su. All'altro giorno ci chiamano, veniamo su, quando arriviamo sopra la scala della prigione ci danno la nostra busta con la cinghia, con tutta la roba. Di fronte così c'è uno scarto, un vioccolo piccolo, c'erano cinque brigate nere in tenuta da festa. Allora tocco da Funchio, gli dico, da Funchio, è finita. E invece ci fanno girare i tedeschi, andiamo giù, siamo andati giù una ventina di metri, c'era un camion, ci hanno fatto salire sopra quel camion, no? Ed è lì, siamo partiti e siamo venuti a Novi, no? Quando siamo passati da Gale a venire qua lì alla fabbrica, c'era uno che conoscevo, ci ho salutato così, allora è andato subito a avvisare mia madre, e ci ho detto andiamo a Novi. E da Funchio, qui nella salita di Novi, ha trovato suo padre, ha detto guarda, portaci da mangiare, lì siamo a Novi, così, così. Ma come si arrivava a Novi, arrivava la gente e ci portavano della roba, no? E loro il pane lo aprivano, se era roba in scatola le aprivano, guardavano che non ci siano armi o seghetti o coltelli o qualcosa. Alla mattina dopo ci hanno chiamato, che ci hanno detto, adesso
quei sani andranno al suo distretto, quelli mesi e mesi in Germania a lavorare e quelli ammalati all'ospedale a curarli, no? Così, boh. Passata la giornata, la sera ci chiamano, andiamo alla stazione, fra i quali c'era la professoressa Guareschi e il marito Giacinto, che sapevano il tedesco, e lì ci hanno parlocchiato con i tedeschi, che volevano sapere più o meno dove andavamo, qua e là, e io non so cosa ci hanno detto. Vabbè, chiuso, siamo partiti. Siamo caricati nella tradotta, cavalli 8, uomini 40, ma eravamo più di 40 per ogni vagone. Poi arrivando a Milano, dopo passato il bombardamento e tutto, ce ne hanno messo degli altri sopra, fra i quali c'era quell'avvocato Albertini, che era già stato a Mauthausen alla guerra del 15-18. E dovevamo andare a Sesto San Giovanni, che c'era una commissione che ci mandavano ognuno al distretto di qua e là. Invece a Sesto San Giovanni si ferma il treno, sceso giù, il comandante lì che ci accompagnava, c'erano due carabinieri, ho farfocato tra loro, niente, il treno è partito. Siamo arrivati a Brescia. A Brescia ci hanno fatto, aprivano un vagone, ne tiravano giù due o tre per volta, dal vagone andavamo alla toilette, no? E io ho trovato lì, alla toilette, un alpino che era nella Repubblica di Salò, no? Che fra i quali eravamo insieme a Ivrea e a Aosta. E mi dice: ma sei ricano, perché sei venuto giù così? Io sono sceso giù con i pantaloni, la maglia e l'asciugamano e basta. Se uscivi vestito, che ti facevo scappare, no? Passavo dalla parte di dietro della toilette, mi faceva scappare, purtroppo. E tu provo ad andare nel vagone, se mi lasciano uscire, invece no. Quando facevano scendere, tutti da una parte. Un tedesco sopra e gli altri per terra, ti tiravano giù. E come si entrava, ci mandava dalla parte opposta. Finché ce n'era, poi chiudevano. E lì, boh, finito, alla sera siamo partiti. siamo arrivati in Austria. Il giorno dopo si ferma una stazione, che adesso non mi ricordo la stazione perché... e c'erano dei soldati italiani che lavoravano lungo il binario, prigionieri militari, no? Questo Albertini gli dice a un militare: per favore, guarda un po' nel foglio cosa c'è scritto. No? Allora sono andato a vedere, deportati politici pericolosi, campo di concentrazione Mauthausen. No? Ora ragazzi, ci dice, quello che abbiamo eliminiamolo, perché quando arriviamo là non prendiamo più niente. Boh. Siamo arrivati a Mauthausen, alla stazione, ci hanno inquadrato lì in fianco al Danubio, ci hanno inquadrato e siamo andati su per la strada, perché c'è anche il sentiero che è più corto, però in sentiero non potevamo andare inquadrati, e avevano paura che qualcuno scappasse in mezzo di quelle pinete. Quando siamo arrivati sopra c'è la stanga, ci sono fermati, sono il comandante che ci accompagnava della Gestapo, è andato al comando dell'SS, sono usciti in due col cane e si passava, ci contavano 5-5-5, no? Così, due o tre volte. Poi hanno tirato sulla stanga e siamo andati avanti, hanno aperto il portone. Quando ha aperto il portone c'è da girare a destra. Sì, prima mi dicevi, no? Questo portone di Mauthausen, no? Sì, ha fatto quel rumore come che nelle favole di una volta si sentivano, no? Arriviamo, c'è da girare a destra, il fianco destro in tedesco nessuno lo sapeva, e io ero in primo in testa, ho preso le nervate, ci hanno fatto girare come i buoi, no? Quando arriviamo in fondo, pezzo di discesa piccola, pochi metri, deve girare a sinistra. La stessa cosa, quello che era di là, ha preso il buongiorno.
Quando si è andati giù, ci hanno fatto levare tutto dentro di quei cassoni e un SS girava, ci faceva aprire la bocca a vedere se ci avevamo dei denti d'oro o qualcosa, o catenine, anelli, quello che c'era, portavano via tutto. Man mano che si era spogliati, si andava giù in un salone, lì c'era il parrucchiere, ci hanno rasato da capapiedi, qui i capelli a zero, poi più una striscia bianca, così per riconoscimento. Di lì andavamo nella doccia, lì tutti seduti finché non abbiamo finito tutti, e poi hanno aperto la doccia, acqua fredda, poi dell'acqua fredda acqua bollente, e lì c'era tre o quattro di quei capò con dei bastoni, se uno scappava di sotto te lo infilava dentro a colpi di bastonate nello stomaco, nella pancia. Finito la doccia, ci fanno uscire, abbiamo quel salone lì, ci hanno dato un paio di mutande e una camicia e due paia di ciabatte, di zoccoli, no? A me me ne hanno dato una giusta e l'altra era sempre della sinistra ma più lunga e ci ho detto che se me lo cambia, ma l'ho presa in testa subito il primo colpo. Poi mi date la cosa, passiamo, man mano andavamo nel piazzale. Quando siamo arrivati tutti nel piazzale, lì tutti inquadrati, è passato un SS, coso, e ci hanno detto che adesso passa il comandante. Invece del comandante è passato il cavallo e basta. Poi ci hanno portato nelle baracche, lì, secondo quelli che stavano in quelle baracche di quarantena. Baracca di quarantena, c'era il doppio di qua da una baracca all'altra, lunga, sarà lunga 50-60 metri la baracca o anche di più, e c'era una aioletta, poi un fossetto di cemento e poi tutte le pietre a punte così, no? Che così stavi male, era già un po' di penitenza. Ogni tanto usciva fuori il capo della baracca, aveva il numero 7 di matricola. E io il 63.866, con quel bastone diceva crocifisso sacramento mol, perché noi si mucchiavamo come le pecore per tenersi caldo e se camminavi nel cemento erano legnate. L'altro giorno avviene un signore distinto, vestito a righe come noi, gli dice guardate, che noi adesso di qua dobbiamo dimenticarsi la nostra famiglia, tutti i cari possibili e anche l'Italia. Finché abbiamo una goccia di sangue, che abbiamo un po' di forza da lavorare, lavoriamo e poi passiamo da quella ciminiera. Oh. Ecco, la ciminiera, le camere a gas, no? Sì, ma non sapevamo che era la ciminiera del crematorio. Perché non lo sapevamo ancora. Poi, passando un po' di giorni, ci hanno dato la divisa. Allora ci hanno dato la divisa, il numero di matricola, ci hanno detto guardate che adesso non siete più esseri umani, siete un numero, vi chiameranno per numero. Io 63.866. In tedesco è Traun sechs, ott und sechs und sechs, l'ho imparato e ce l'ho ancora a memoria adesso. Poi una mattina ci chiamano una squadra e ci accompagnano giù nella cava. Siamo andati giù tre giorni più o meno nella cava, poi si veniva su quelle pietre, si portava giù le pietre, lì c'era quelli che le mettevano a posto, fra i quali c'era uno che col triangolo qua, con la striscia bianca, che c'è il numero di matricola, il triangolo, ho visto IET, no? Ci ho detto, sei italiano? Sì. Disse, per cosa serve questa ciminiera? Pensando, saranno le cucine, cosa sarà? Disse, quella ciminiera lì, quando arriverà il nostro momento, passiamo tutti di lì. Ho detto, boh, è una bella cosa, no? E poi siamo tornati, ho finito quel coso lì, dopo un giorno o due ci chiamano una quarantina. Li avevano già chiamati tanti d'altri che andavano sopra Mauthausen a trapiantare le rape.
Invece noi ci hanno preso e ci hanno portato a Gusen 1. Senti, prima di Gusen, descrivimi un po' l'ambiente della cava. La cava, ambiente, cosa vedevi? Vedevi poco quella scala, andavi giù, c'era lì quelli che preparavano le pietre, ti davano una pietra e spalla e partivi lì su perché voleva che facessi dei viaggi. C'era gli SS, lì ogni 5-6 scaline c'era un SS, pronto se cadevi o che ti lasciavi cascare la pietra, eri pronto per essere eliminato. Quando è finito quei 2-3 giorni lì, sono passati un paio di giorni, ci hanno chiamato una quarantina o 50, ci hanno caricato su un camion e ci hanno portato a Gusen 1. A Gusen 1 ci hanno infilato in una baracca, all'altro giorno ci caricavano in una tradotta e ci portavano a Gusen, dove stavano armando il campo di Gusen 2. E usciva fuori il materiale dalla galleria e lì dovevamo spianarlo, no? Facevano le basi da farci le baracche, che poi dopo un mese che siamo andati a Gusen 2. Da Gusen 2 tutte le mattine, dalle 6 alle 6 di sera, o se no dalle 6 di sera alle 6 del mattino andavi a lavorare. Caricavano la tradotta, arrivavi lì, scendevi giù, facevi un 100 metri di corsa dentro delle gallerie. E lì c'era una specie di un paesino che c'era persino una chiesa. No? E andavamo dentro a fare i suoi lavori qua. Ai primi tempi sono entrato, sono andato a finire nel comando d'avanzamento. E lì ogni tanto cascava giù e ce n'è rimasto dei parecchi morti sotto quella sabbia, quella pietra che veniva giù. Dopo un po' dei giorni ho cambiato, sono andato al betoncemento. No? Allora lì eri fuori, eri al sicuro perché eri nell'armatura. Primi tempi, secondo come sapevi, o che eri in fondo dovevi imbadilare, come arrivava la roba, imbadilare a buttarla su. Se eri sopra dovevi imbadilare per buttarla dentro. Allora siamo fatti un po' furbi, se arrivava presto saltavamo dentro dell'armatura, e prendevi il pestone e pestavi. Eri fuori tiro dalle legnate e era meno fatica come lavoro. Oh. Un giorno sono rimasto sopra, è arrivato 2 o 3 più nel comando e mancava i badili. Allora il capo mi dice, quello lì che aveva già ammassato tutti i suoi familiari, tutto, era un argastolano, a poche parole, a cercare i badili. Vado giù nella galleria, quella in fianco che stava lavorando, e l'altra era già finita ma c'era ancora l'armatura, no? Sono andato tra mezzo e cose così a cercare i badili e ho picchiato col viso contro 2 gambe. No? Prendo i badili, li porto là e gli dico: hai un camarad caput. Los, andiamo a vedere. No? Ha preso un pezzo di carta, di foglio di sacchetti di cemento, l'ha acceso, l'abbiamo trovato. E mi ha detto di tirarlo giù, no? Come tirarlo giù ci strappo il collo. Allora mi sono arrampicato su, ho slegato il fil di ferro e l'ho tirato giù. Quando siamo arrivati alla luce, ha visto che era un ebreo, ha cominciato a sacramentare perché dicevano che devono massarvi loro, non dobbiamo massarsi noi. No? C'era 4 ebrei nel comando, li ha tirati su, li ha eliminati tutti e 4. E facciamo, poi bisogna preparare del tipo di barelle e così spogliati e li portavamo al campo al crematorio. No? Vabbè, un giorno, no, era una notte, ma se era una notte, corro, perdo la ciabatta e sono rimasto in fondo a buttare su. E c'ero io e 7 ebrei. No? Io c'avevo un badile da cristiano. Invece gli ebrei avevano dei badili che sembravano quella sedia lì, con dei manici tutti rustici o okay, che, no? Dai, buttavo su sempre io, perché loro non riuscivano a infilare il badile nel cemento.
Da lontano, che la galleria buia, ho visto due lucettine così e gli ho detto, los, comandante. E invece era il cane che veniva avanti, no? Doberman. Quando è arrivato lì, ha visto che il cemento non andava su una bevelata sola, no? Ha cominciato uno per volta, come cascava il cane, ci strappava la mola. L'ultimo mi è cascato addosso a me. Il cane era tanto infuriato che mi ha preso qua, mi ha preso nella gamba, no? L'SS, quando ha visto che non sono ebreo, allora ci ha dato una zampata da tirarlo giù e mi ha tirato giù la carne e tutto. Mi ha portato fuori, che c'era la garita degli SS, mi ha portato sotto un rubinetto, guacciato, poi mi ha fasciato su con un era carta che sembrava carta igienica, ma era carta elastica, no? E poi sono tornato nel comando, però non potevo far niente. E l'altro giorno ho marcato visita mi hanno portato all'infermeria, a Rivière, no? Sono andato lì, mi hanno spogliato tutto, una cosa e l'altra, mi hanno messo lì, portavano il termometro da vedere se avevamo della febbre e noi nella coperta lo fregavi e facevi andare su la temperatura. E c'era, vicino a me c'era uno di San Martino Paravani, con un certo Rossi, che poveraccio è rimasto là, anche lui e suo fratello. E uno tornato a casa è morto dopo un paio di mesi. Prendeva la materia dal suo braccio e la metteva nella mia gamba, la mia nel suo braccio. Poi, passato un po' di tempo, tutte due volte alla settimana alla medicazione, no? Non è che ti addormentavano che con una specie di un bisturo, come un cucchiaino era, ci prendevano giù e tiravano giù, che dovevi star fermo senza muoverti, senza urlare, perché sennò ti strappavano via fin la gamba. Dopo un po' di tempo, tanti che morivano, tanti che sono rientrati nel lavoro, ci hanno radunato più, ci hanno messo nel mezzo in un coso. E vado lì, mi ha infilato uno, siamo un italiano, fra i quali era della nostra banda, no? Enrico, Bagnasco Enrico. E lì parlavamo come mai questo e quell'altro, c'aveva la faccia gonfia, cosa che non si conosceva manco più. E continuavo a pensare, chissà i miei, come faranno qua? Ci ho detto, i tuoi c'hanno una cascina, la campagnola, c'hanno bestie, c'hanno di tutto. C'è tua sorella, c'è tuo fratello, c'è tua madre, tuo padre, no? Perché pensa te qua, ha detto, io c'ho mia madre e mio fratello, che mio padre non ce l'ho più, e non ci abbiamo bestie né niente. Io penso qua, quello che è qua, loro a casa, per male che stiano, stanno sempre più bene di noi. Alla sera mi dice, guarda, ma quel pezzetto di pane che ci hanno dato, ci hanno dato un'amica di pane da un chilo in 24, pezzetto di pane così, dice, beh, lo metto sotto al cuscino, che cuscino, anche come materasso, non c'era più niente, perché la paglia era tutta andata, i pidocchi se l'avevano già mangiata tutta. E così domani mattina la metto insieme con la brudaglia. Suona mezzanotte, così, coso, mi sento la gamba umida. Tocco, freddo. Dico, Rico, non risponde più, morto. Allora, in fianco c'era l'altro castello e c'era dei russi, no? Dico, mio camerata è caput. Dice, mi hanno detto di buttarlo giù. Ha detto, no, perché ci sono stato fino adesso, che eravamo vivi, adesso, fino a domani mattina, lui è morto, io vivo, così lo lascio stare al suo posto. Al mattino, poi, quando ho suonato la sveglia, l'ho dato dal capo baracca e allora l'hanno tirato giù, l'hanno buttato là nel piazzale, che poi passava il carro e li caricavano, li portavano al crematorio.
E sono continuato lì fino alla fine febbraio, che è stata la mia salute, la mia fortuna, perché in Austria c'era sempre 18 o 20 gradi sotto zero. Eravamo mal vestiti, mal nutriti e eravamo sempre sotto al tiro dalle legnate, dalle nervate. Vado nel campo, infilano in una baracca che hanno tolto tutti i castelli e dormivamo, vivevamo per terra. Tutti quelli che non potevano più lavorare ci hanno messo da parte. Magari nel comando mancava qualcheduno, ok, venivano lì, se trovavano qualcheduno messo e mezzo, li prendevano, li portavano a lavorare, no? Poi ci hanno messo andare a raccogliere le patate, che c'era quei fossi, levavamo la terra e la paglia, poi pulivi le patate, quelle buone, quelle sane andavano ai civili e all'esercito, no? E quelle marce li tenevano per il campo. E lì c'era ogni 5-6 prigionieri c'era un capo, se ti vedeva masticare erano legnate, no? Perché una volta la fame era, ti veniva qualcheduna mezza marcia, la pulivi un po' che, e se potevi la dava, perché non era cattiva quella mezza marcia, era un po' più dolciastra. Invece quelle crude, quelle sane, erano sì che era fame, ma erano cattive. Vabbè, poi abbiamo finito lì delle patate e stavamo sempre in quella baracca lì. Era dopo il 25 aprile, una domenica, ci raccolgono, spogliarsi, ci fanno su. Eravamo 380. Abbiamo attraversato il binario, lì sopra c'era una baracca, ci hanno portato in quella baracca. E spiovicinava e nevicava. Eravamo nudi e sulla porta c'era il capo col bastone, entravi due o tre per volta, che poi entravi, ti prendevano i dati, no? Il numero, perché di nome e cognome niente. E ti infilavi dentro nei castelli. Arriviamo su, io mi sono infilato sopra, in fondo alla baracca, proprio sopra. C'era un italiano con me, sempre un Rossi, ma un'altra famiglia, e un francese nel castello sopra, eravamo in tre nel piano. E lì man mano che uno, senza darci da mangiare, senza niente, no? Man mano che uno scendeva giù, o se no, vedevano qualche giorno, li prendevano una legnata nel collo, un piede nella gola e poi lo portavano fuori. Fuori dalla baracca lì c'era il mucchio della catasta di legna, perché eravamo come pezzi di legno, no? Neri. Al mercoledì sera ci fanno scendere giù tutti, eravamo in 25. E io ero sopra, già debola, che facevo fatica a scendere e a salire, ok? Sono rimasto il terzultimo nella fila. Appena che siamo stati in fila, viene il capoblocco, ci fa segno, e polacchi, ne ritira uno, una legnata nel collo, quello di dietro ci deve mettere il piede nella gola e soffocarlo. E poi lo prendevamo e lo portavano nella pila. Viene il secondo, la stessa cosa, e io dovevo metterci il piede, sciacarci, e poi li prendevamo e li portiamo nella pila. Quando li portiamo fuori, come se usciamo dalla baracca, abbiamo visto una luccichina arrivare, no? E due elmetti luccicare. E c'erano due SS e due in borghese. Sono entrati dentro. Allora, quando sono entrato, io cercavo di infilarmi più in là che potevo, ma nessuno mi ha lasciato il posto. Allora mi è venuto un gruppo come qua, ho detto è finita, adesso oramai addio, addio tutto, è finita. Mi è venuto in mente quella ciminiera. Invece lì quel signore, il capo baracca non è venuto a dare l'ordine da continuare a martellare, ho sentito che parlavano, ci ha detto adesso massarne basta, perché ho visto nel campo che c'è quella poca gente che ci sono tutti cadaveri e chissà se riusciranno a vedere la libertà. Adesso basta. Allora
mi sono un po' coso, no? Un po' rilassato. Allora ci hanno preso tour e ci hanno portato quella baracca dove ci avevano fatto spogliare, e lì dovevi cercare la tua roba, perché devi avere la tua roba, che c'è il tuo numero di matricola e tutto, no? E il cinghino, va, la piastrina che avevamo qua, che era legata con un pezzo di filo di ferro, arrivava qua e se non stava attento ti scappava. Lì come ti ammassavano? Prima di portarti là mettevano il numero di matricola, te lo scrivevano qua nel petto con una matita che non si scancellasse, perché se perdevi la piastrina, quando passavi al forno sapevano chi era. Che finché non passavi al forno non mettevano la data che sei morto, no? Perché l'ho capito quello lì, perché quando è morto quel Enrico Bagnasco, no? Era il 10 ottobre del 44. No? E io ci ho detto, è morto il 10 ottobre del 44. Invece è risultato che è morto il 17 ottobre, perché finché non è passato al crematorio. Vabbè, ci ha portato lì in quella baracca, si siamo vestiti. Al mattino arrivava con la brodaglia, mezzogiorno un po' di brodaglia, di rape, marce, qua. E giravo un po' lì per campo, giravo, sono andato in una baracca, sentivo lamentare, oh mamma, sono andato vicino. Era un prigioniero, un soldato italiano che è degli ultimi che hanno preso, no? Era ancora in carne, ok, no? Però stava male, che poi è morto. E sotto il cuscino c'era uno di quei berretti pieno di bucce di patate, ma erano già verde. Ma io le ho mangiate tutte, perché la fame era fame. Mangiando quelle patate così mi è preso una disenteria, cosa? Uscivo per il campo lì che giravo lì, poca strada, senza i pantaloni, senza le mutande, perché camminavo la perdevo come le oche. Vabbè, poi carbone, mi davano un mucchio di carbone da mangiare, e mi è passato un po', perché arriva, ho visto che erano tutti ammucchiati dal cancello, no? È il momento che è arrivato gli americani. E quel russo mi chiamava, Jose, guerra terminé. E io faccio così. Vabbè, passa un giorno, l'altro giorno giro un po' lì in giro per andare vicino al cancello dell'uscita e mi sono sentito male, sono cascato contro una baracca. Sono rimasto lì così, bella ito. Mi sento toccare in un piede, ma questo qui è l'esericano. Erano due fratelli tuo, quelli che hanno fatto il libro, che sono morti tutti e due. Sono morti a casa. Adesso, ma questo che ho l'usericano, mezzo in genovese. Mi toccano nel piede, io ho aperto gli occhi e ci ho fatto così. Su, andiamo, che andiamo, la guerra è finita, andiamo. Mi hanno preso e mi hanno portato nella baracca degli SS, che gli SS erano scappati. Lì eravamo al pulito, però i pidocchi addosso ce li avevamo, e sporchi, piaghe, un po' di tutto c'era, no? Siamo messi lì, siamo stati lì fino all'altro giorno. All'altro giorno disse, guarda, siamo vicini all'INS, ci spostiamo sempre per andare verso casa, no? E io ci ho detto, come faccio? Non ce la faccio a camminare. Allora hanno preso due bastoni, se l'ha messa nelle spalle e io attaccato a loro nel mezzo mi portavano, no? E ogni tanto passava qualche jeep, camion americano, ci buttavano giù delle stecche che era un pasto di un soldato al fronte. C'era formaggio, c'era carne, c'era tè, c'era aranciata, c'era caffè, c'era cinque sigarette, c'era persino la carta igienica. Ci mettiamo a camminare, cammina un po', poi questi ragazzi hanno preso due gavette nella baracca degli SS,
Dice, beh, c'è qua un fosso, ho preso un po' d'acqua, facciamo un po' di tè. Allora io ci ho detto, guardate, io non bevo niente, perché io come bevevo l'acqua? La bevevo pulita, usciva di dietro pulita. Ho preso i bastoni, ho detto, pian piano cammino, così voi altre poi fate prima, no? Camminate più bene, no? Perché loro erano disegnatori, sì che erano sotto le legnate e mangiavano male, però non era badile, non era lavoro pesante, no? Erano sempre a disegnare, fermi, non sono dati giù di carrozzeria, erano deboli, ok, però... arrivo avanti, incontro un camion di americani, ci faccio così da salutarli, no? Mi buttano giù due di quelle scatole, di quelle steche. Posso i bastoni, mi piego per prendere le steche e ci vado dietro. In quel momento arriva una jeep a tutta birra con due ufficiali americani, hanno fatto una frenata, mi hanno schivato, sono andato fuori, che tanto era il campo come la strada, perché c'erano stati i bombardamenti e sono passati poi con le ruspe a aggiustarla un po'. Mi hanno fatto su in una coperta, allora i ragazzi hanno sentito questo trasbusto, una cosa o l'altra, polverone, sono corsi lì in due, fra i quali uno di quei, non quei fratelli lì, l'altro amico era uno che lavorava nel porto e aveva imparato a biasicare un po' l'inglese, no? Hanno farfocchiato tra loro e ci hanno detto, noi lo portiamo fino vicino al posto di blocco, perché noi non possiamo più passare il posto di blocco per andare di là, lo lasciamo vicino al posto di blocco. E mi hanno lasciato giù, tirato giù, mi hanno seduto lì, fatto in quella coperta, poi dopo un po' i ragazzi sono arrivati e mi hanno tirato su e siamo andati all'INS. Ci hanno messo dentro di una baracca. E lì vicino c'era un campo che era come un campo sportivo, lì arrivavano gli americani, si fermavano lì, poi gli davano la destinazione da una parte o dall'altra. E passavamo lì a salutarle, a far vedere, io ero come l'Arlecchino che facevo, ero il più malandato, e ci davano di quelle steche lì. Passa due o tre giorni, poi morti di qua, morti di là, quelli che uscivano, che andavano nelle cascine, ci davano magari un pane, qualcosa da mangiare, li mangiavano, morivano. Tanti sono andati fino nelle stalle, hanno tagliato della carne vicino dei cavalli, l'hanno mangiata e sono morti. Allora gli americani, avevano già a Gusen disinfettato due o tre baracche, no? E c'è arrivata una corriera e ci ha spiegato che ci portano là. E io urlavo che ho paura del crematorio, perché a Gusen c'era il crematorio anche. Sì, ragazzi, tutti e quattro, dice, noi siamo a cento tanti chilometri dal confine, un po' di mezzi di fortuna, un po' a piedi, noi arriviamo in Italia. E io ero nella corriera così. Allora gli dico, guardate, se avete la fortuna di arrivare in Italia, fate il favore, passate da Serravalle, chiedete di mia madre e gli dite che ho visto finire la guerra e che io non ce l'ho fatta. Allora si sono guardati un po' in faccia e dice, come mai? Siamo partiti da nove insieme e lo dobbiamo abbandonare. Allora sono saliti nella corriera e siamo andati a Gusen. A Gusen lì ci hanno spogliato tutta la roba, l'hanno disinfettata, perché se la mettevi lì più dopo la facevano camminare. E ci hanno tappato la bocca, il naso, gli occhi, le orecchie e ci hanno passato dentro da una macchina. Siamo venuti tutti bianchi come mulinai, DDT. E le baracche erano già disinfettate, che di più d'occhi non ce n'era più. E ci davano da mangiare quello che hanno trovato lì nei magazzini, ma tutta roba scafita, roba già passata. Dolori di pancia, diarrea.
questo qua vomito. Allora il comandante adesso, ci diamo il rancio dei nostri soldati, quelle stecche lì ce ne davano 3 al giorno. E poi siamo cominciati a uscire, andare un po' nelle case, così a cercare, io che andavo con quei 2 bastoni, ok, cercare qualcosa da mangiare, latte, c'era la carne affumicata, il lardo affumicato, pane, così. E ci davano, delle famiglie ce le davano, invece tante famiglie, Scheiser qua, ci trattavano come bestie. Allora aspettavamo che veniva notte, se c'era il pollaio, quello che c'era, quello che trovava, facevamo su. Arriviamo una mattina, si è stata tutta la notte in giro, la mattina arriviamo, c'è dal cancello un caporal maggiore degli americani, figlio di abruzzesi. Gli dice, come mai, ci ha detto, come mai tanto in giro così, cosa avete? E sopra ci abbiamo messo della verdura, della roba sopra, c'era conigli, galline, no? Questo qua un po' di verdura, guarda così, e c'era il sacco rotto, usciva fuori un collo di gallo, di gallina, così, no? Allora ci ha preso, ci ha messo sotto all'entrata del campo, c'era la goccia continua. Poi ci ho detto, ma insomma, noi quello che abbiamo passato ci mette torno qua, guarda che i miei amici sanno cucinare bene, fanno un bel brodo, ti danno un bel pezzo di gallino, di gallo bollito, che allora ci ha fatto uscire. Siamo stati lì in quarantena, no? Quasi alla fine di giugno, che era dal 5 maggio che ci ha liberato, ci hanno portato da Guse e ci hanno portato a Mauthausen. E allora lì mettevano i russi da una parte, i polacchi dall'altra, i francesi dall'altra, i spagnoli dall'altra, gli italiani dall'altra, e ogni pian piano ti rimpatriavano, no? Allora ci hanno caricato su un camion e ci hanno portato a Innsbruck. A Innsbruck c'era una commissione medica che guardavano quei più sani, quei meno sani, guardava uno di qua, l'altro di là. Io ero insieme a quei ragazzi che mi hanno salvato, no? Dice, te c'è una tradotta che adesso parte, ma no, io voglio andare, che sono quei miei amici che mi hanno salvato. Dice, no, loro stanno più bene. Te sei ammalato, chissà se riuscirai ad arrivare a casa. E mi hanno mandato, siamo arrivati a Trento, a Bolzano. Bolzano, gli americani ci hanno dato da mangiare, questo e quell'altro. Poi ci hanno caricati, al pomeriggio siamo passati a Trento. Trento, in una canonica, ci hanno dato dei panini con marmellata. Poi ci hanno caricati sul camion, lungo il Garda. Arriviamo a Garda, erano le 3 di notte, in un convento di suore, erano lì che ci aspettavano. A noi dei campi di Mauthausen, di Guso, che ci davano uova sbattute con marsala e biscotti. E gli altri pasta asciutta. E noi più dell'uovo che è pasta asciutta. Poi ci hanno caricato di nuovo e siamo arrivati a Brescia. Allora lì ci passano, eravamo 32 dei campi di tra Mauthausen, Gusen, Dachau, quelli dei campi di concentramento, e tanti, c'erano anche dei prigionieri militari, no? Ci hanno visitato a noi, di 32, 27 tubercolosi bilaterali. Allora io ci dico al dottore, perché non avevano quegli apparecchi che c'hanno adesso, che si mettono le orecchie, no? Mettevano uno straccio e mettevano le orecchie, ti facevano tossire, ti davano, ti picchiavano così con le mani, no? Gli dico, dottore, mi visiti ancora a vedere se sono sano o no, perché io a casa c'ho un fratello che è giovane, piccolo, non vorrei portarci qualche malattia. Ma ha detto, no, guarda, i polmoni ce li hai sani, sei tutto malandato, intestino, stomaco, tutto, sangue, tutto, però vai tranquillo. Allora ci fanno partire, siamo arrivati a Milano. A Milano lì c'era il comitato Fondovalle,
e ci hanno dato da mangiare. Poi ci hanno caricato su una litorina e siamo arrivati al Ticino. Al Ticino c'era il ponte rotto, siamo passati con le barche. E dopo il Ticino abbiamo preso di nuovo una litorina, che tra il Ticino e il Po c'era una litorina sopra. Siamo arrivati al Po, la stessa cosa, le barche fuori dal Po ci hanno portati su e lì ci incaricavano dei camioncini e ci hanno portato a Casteggio. A Casteggio, quando siamo arrivati là, c'era una, ancora una, eravamo una quindicina di Matause e di Guse, no? Si siamo salutate, perché chi è che andava a Broni, chi a Stradella, chi a Piacenza, ok? Che veniva verso Genova, verso Serravalle, ero solo. Lì c'era un camion carico di borsaneristi, borsa nera, no? Allora è venuto uno, una commissione, uno, sarà stato qualcuno del comitato di liberazione, ok? Ha fatto scendere giù di quelle lì delle borse nere, ci hanno caricato noi sopra il camion, che dice: questi vengono dalla prigionia, hanno diritto più di voi di andare a casa. E si è andati col camion così, sono arrivati a Tortona, si è fermato e c'era un signore, ha detto: bevi qualcosa. Dice: guarda, io mi dovrebbero processare, puoi venire a testimoniare, a dire che sono una brava persona, questo e quell'altro, alla Spezia. Invece lui era qualche brigata nera, è scappato coi tedeschi e poi voleva rientrare, no? Ci ha detto: guarda, io spero di arrivare a casa, che mi trovi in qualche ospedale da curarmi, perché io non so, manca 20 km arrivare a Serravalle, ma non so se riesco ad arrivarci. Beh, si è arrivato a Serravalle, lì all'autostrada, scendiamo giù, c'è uno dei due che facevano borsa nera di Serravalle. E uno, l'altro, che era un prigioniero militare, che abitavano su, appena lì dalla camionale andare su un 300 metri in una cascina. Io vado giù in paese, all'inizio del paese c'è un mulino, che fra i quali era della mia leva, il figlio del proprietario della mia leva, no? Ho picchiato nella porta, perché macinavano tutto al buio di notte di contrabbando. Picchia e dice: cosa vuole lei? Ha detto: ma non mi conosce più? Andavamo a scuola insieme, siamo partiti insieme ad andare a militare. Oh, ma sei te quella. Vieni qua che ti peso. Ho butto giù quel zaino che avevo, che aveva una coperta dentro, che mi ha pesato 37 kg. Quando mi hanno liberato gli americani ero 31. In quarantena ho preso un po' di chili. Arrivo in paese, trovo il figlio, che è della mia leva, del sindaco che è adesso a Serravalle. Mi dice: Pino, ti porto su io. Mi dice: cosa vuoi portarmi? Che se mi siedo sul tubo della bicicletta ti rompo il tubo della bicicletta, perché sono tutte osse. Vabbè, perché le macchine da piazza erano tutte impegnate, perché c'era i bali da un partito, bali dell'altro partito, ballo di qua di là. Le macchine erano in giro a prendere donne e musicisti. Vado su un paese, lì seduti nel marciapiede c'è due fratelli e la moglie di uno. Gli dico: per favore, c'avete una cassa d'acqua? Che allora non si usava il bicchiere, che c'era quelle casse di rame nei secchi, no? E uno dice: ma questo qua nella voce mi sembra di conoscerlo. E gli dico: mi conosci? Sì, sono Pino Serricano. Ah, sei bombolo? Perché ero piuttosto un po' tracagnotto da giovane. E così mi ha dato l'acqua e poi sono partito. E uno di quei lì è rimasto a Serravalle. E l'altro ha continuato fin dopo Serravalle per andare verso Arquata, lì alla Libarna. A lui abitava in un casello lì. Era figlio di slavi. E io ho fatto la strada, andare su alla Crena, lì dopo la galleria, per andare a Gavi. Ogni tanto dovevo fermarmi, perché ho bevuto quell'acqua lì e man mano andavo via. Poi arrivo, passo sotto la galleria, ho incontrato due giovanotti e una ragazza, ma non mi hanno conosciuto, e io nemmeno loro. Arrivo lì, c'è il casello del cantoniere, no?
Sono andato là, l'ho chiamata, Nina, Nina, ho picchiato la porta, si è avvicinata, dice, cosa desidera lei? Ho detto, guarda Nina, non mi conoscete più, sono Pino della Crena, mi date una cassa d'acqua. Su, vieni, 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 dimmi un po', mio nipote Franco, sei qualcosa? Io, così di colpo, dice, vostro nipote Franco non viene più, perché li sapevo che tutti quelli di voltaggio che erano nel comando, quando ero all'infermeria, loro erano malati, hanno preso il tifo pidocchiale e li hanno portati a Matause. Li hanno messi sotto la doccia, invece di acqua veniva giù il gas e sono morti tutti. A me me l'ha detto quel russo che era sempre stato insieme. Gli dico, guardi, Franco, io là l'ho visto qualche volta nel campo, ma poi eravamo tanto malandate che non si conoscevamo più. E sono arrivato a casa. Arrivo a casa, lastrico di pietre, picchio la porta, mia moglie, mia madre ha subito capito, no? È venuta giù, ho abbracciato quella con la luce spenta, no? Poi accende la luce e viene giù mio fratellino dietro mia madre, no? Si è messo a urlare, mamma, mamma, ma questo non è Pino, questo non è Pino, questo non è, mamma, mamma, c'ho paura. E dice, no, dico, sono io, sono io. Mi sono seduto in casa, ci ho detto, mamma, c'hai da mangiare perché io ho una fame che non ne posso più. E lì vicino, una borgata, erano sette famiglie, non quel rione lì. Hanno cominciato dal trambusto, la gente sono venuti. Tanti arrivavano sulla porta, andavano indietro perché credevano, questo non lo è Pino. E tanti sono venuti. E sono continuato così. Dopo tre giorni mi mandano a chiamare di andare al dispensario Novi per passare alla visita ai polmoni. Arrivo alla stazione di Serravalle, c'era i treni, quelle carrozze vecchie, ok. Monta su mia madre e io ci sono di dietro, non mi fanno entrare, hanno chiuso la porta. Sono rimasto di fuori, attaccato alla porta, mia madre mi teneva dal braccio, perché non mi hanno fatto entrare, perché dice questo qua è impestato, è tubercoloso, che è. Sono andato al dispensario, finito, sono tornato dietro. Dopo 5-6 giorni mi chiamano ad andare di nuovo al dispensario. Allora non c'erano più quei vagoni lì da civili, erano i vagoni di cavalli 8 uomini 40. Per salire su era un po' alto e io non ce la facevo. Allora due ferrovieri mi hanno preso, mi hanno messo sopra e ha aiutato mia madre a salire sopra. Quando che ho finito, che vengo a casa da Serravalle, che vado lì dopo la galleria, ho incontrato lo zio di quel Franco lì. Era cugino di quella signora della casa cantoniera, perché era venuto uno di voltaggio, aveva detto lì vicino, ci aveva detto di avvisare mia madre che ho visto finire la guerra, ma che non ce l'ho fatta. E lui viene e dice, è perché da Milano è arrivato un comunicato che quelli della Benedetta, questo e quell'altro stanno per rientrare, no? Allora mi dice, quello là dice che sei morto, raccontate tutte delle balle, voi siete dei ciarlatani, siete, no? Era della giunta dei carabinieri, noi erano due insieme. Gli dico, state a sentire, se io sono un ciarlatano, lo vedete quel cane lì, c'era un cane nero lì di una villa, grosso così. Se vostro nipote arriva a casa, io mangio quel cane con una focaccia lunga così in bocca. E non mi ha più parlato. Poi sono venuti dal comune di Voltaggio e c'era fra i quali uno che era tornato da Matause, anche lui, no? Sono venuti a prendermi perché sapevano che io ho visto Francesco, l'ho visto morto, no? Come Bagnasco Enrico l'ho visto morto. Ho firmato il verbale, la cosa di morte, no? E così, vi ripeto, e mi hanno portato a Voltaggio a firmare il suo verbale che era morto,
così, no? L'ho visto che era lì in paese che girava, perché erano di servizio, però ha abbassato la coda. E poi, dopo un po' di giorni, sono venuti a prendermi e mi hanno portato all'ospedale di San Martino. Sono stato da metà luglio fino alla fine di novembre all'ospedale. Sono uscito che ero 80 kg. E la gamba mi è guarita all'ospedale di San Martino, perché era sempre che andava in cancrena. Senti, l'ultima cosa. Quando sei ritornato, diciamo, in paese, la gente credeva a quel... Ecco, questo è l'ultimo aspetto e poi chiudiamo l'intervista. Quando sono arrivato avevano fatto un funerale qua in questa piazza qua dei 17 morti, fucilati. E quella settimana lì ha messo il manifesto che da Funchio, Angelo da Funchio, Marco Guareschi, Sericano Giuseppe, c'era la funzione dei tre che erano nel campo di concentramento. Perché a me ci avevano detto qua in paese che ero morto. E quando al venerdì c'era la funzione, sono venuto giù, è venuto su mia mamma, i miei zii, cugini, accompagnarmi, sono andato alla funzione, no? E il mio nome l'hanno cancellato, ci hanno tirato una riga sopra. Quando sono in chiesa, che poi dopo mi sono sentito male, mio cugino mi ha portato fuori e il sacriste mi ha dato un po' di roba forte da tirarmi su. Quando è finita la messa, usciva tutta la gente, c'erano i miei zio, cugini, parenti tra loro che parlavano, e io ero lì insieme al mio cugino, ai due cugini, e mia madre era lì con mio zio che... Sono passate due signore, erano le madri di due caduti della Benedita. Hanno detto, l'altro giorno abbiamo fatto una funzione nel mercato a 17 caduti. Adesso abbiamo fatto la funzione di due che sono morti nel campo di concentramento, la funzione. E a questo qua ci faremo una coletta da comprarsi un vestito di legno. E così è tutto finito. Quello è stato l'augurio che ho avuto a Saravalle. E poi l'altro augurio che ho avuto, che sono andato alla Camera del Lavoro, quando sono uscito dall'ospedale che stavo bene, per trovare qualcosa, per avere un po' di soldi da mangiare, perché mia madre sola come faceva. No, di qua, no perché sei tubercoloso, mi volevano mandare alla Safo o alla Fornace di Balbi, che li chiamavano Matause, no? Perché la gente lì dentro erano... E non mi hanno dato da lavorare. E io mi aggiustavo un po' in giro, no? Sono venuto qua, proprio qua di dietro, che c'è una casa, è venuto la neve, un po' di acqua, che c'era quei muri a secco di pietre, no? È andato giù. Siccome che qui a Saravalle c'era un uomo che era in gamba a fare quei muri a secco, e mi ha chiamato se andava a darsi una mano, che portava sulle pietre da mettere su, no? Era 5-6 mesi che aspettavo un lavoro, no? Arriva mio fratello, mi dice, ti è arrivato un telegramma, perché sono stato un po' di sabati e lunedì a non presentarmi, no? Perché io lavoravo, dovevo guadagnare qualcosa, no? È venuto mio fratello e mi dice, ti hanno mandato un telegramma che sei espulso dalla Camera del Lavoro. Allora, ho detto, aspettate un momento. Sono venuto giù, qui dove siete venuti su voi altri con la macchina, c'è una chiesetta, una cosa, una santa, no? E lì noi altri, lungo lì, giocavamo a voce, con delle pietre, dello scrivere rotonde così, no? Io sono venuto giù qua, ho preso una pietra, arrivo in fondo, dove c'è il volto, c'è il negozio di biciclette, che era quelli là che mi ha detto, questo qua non lo conosciamo, no? E c'era mio fratello, che era dietro a aggiustare la bicicletta. Mi hanno chiamato, ma io ero tanto imbestialito che non ho risposto. E sono partito, sono venuto giù, con quella pietra qua nascosta. Sono arrivato alla Camera del Lavoro,
aperto la porta, sono lì, era uno che veniva da Alessandria, no? Con la pietra per lanciarlo, mio fratello e quel biciclista lì mi hanno preso il braccio, mi ha detto: lunedì vai a lavorare all'acido tanico. L'acido tanico era una fabbrica di tanino, arrivava ai tronchi di castagna, li macinavano, poi li facevano bollire, che usciva fuori l'acido tanico per conciare le pelli, no? Allora di me mi ha mandato a lavorare lì. Sono andato a lavorare, arriva un camion da Crosefieschi, c'aveva dei tronchi così, no? Sa, io appena entrato avevo bisogno di lavorare e di farmi vedere, no? Che lavoro. C'erano due scalandroni lì e c'erano due uomini, poi sanno, che prendevano il legno, te lo davano a spalle e lo portavi su nella pila, no? E io ero il primo, ho preso, mandato un tronco così. Mi ha detto: sai Pino, mettilo qua vicino, che così facciamo la scala per andare su, no? Invece io sono partito sopra la pila, sono arrivato là, ho preso, l'ho buttato così, ci ho detto: qui c'è i tubercolosi che non volevano darsi da lavorare. C'era il direttore, l'impiegato, l'altro impiegato, hanno tagliato la corda. E continuiamo a rabattare legna così, no? Dopo tre giorni viene il capo ufficio, mi chiama: Sericano, c'è l'amministratore che ti vuol parlare. Ci ho detto addio. Ho detto quella cosa qua, adesso c'è già la via libera. Invece sono entrato, c'era l'amministratore, adesso di signora. Sedetevi, sedetevi Sericano, sedetevi. Ho saputo un po' la vostra storia. Mi ha fatto rabbrividire a sentire quello che mi hanno raccontato. Vi farebbe piacere fare l'autista? Ho detto: guardi Presidente, è sempre stato il mio desiderio di fare l'autista, che mi piace guidare, però purtroppo senza padre, mia madre ammalato, che non c'era i quattrini per andare a prendere la patente. Non avete paura, adesso prendete, andate a Novi, dalla scuola guida, vi daranno il foglio da studiare. Vi daranno un foglio da studiare e venite nello stabilimento, vi mettete in portoneria vicino alla stufa, era qui d'inverno, novembre, dicembre, che a dicembre ho preso la seconda benzina, no? Poi, siccome che non c'erano autisti, il Ministero dei Trasporti ha chiesto il permesso che invece di aspettare sei mesi per avere dalla seconda benzina al terzo diesel, hanno fatto tre mesi e mi hanno dato il foglio e lì nella ditta dove lavoravo c'erano i camion, no? E guidavo già quei camion lì e ho fatto scuola guida lì e ho fatto la teoria, poi ho preso alla fine di febbraio ho preso il terzo diesel e me l'hanno pagato loro. 4.500 una e 5.000 l'altra. Allora è venuto un signore che abitava lì vicino, è venuto da mia mamma e dice: beh, parto, vado in Argentina, vuoi mica che ti porto qualche lettera a tua sorella, che era la sorella di mia madre che era là. E mia madre ci ha scritto questa lettera e ci ha spiegato un po' la mia situazione, no? Dopo due mesi mi arriva una lettera che c'ho il biglietto pagato, di prepararmi il passaporto, fare questo, che c'ho il posto là e da lavorare tutto. E sono stato là 10 anni.